istruzioni sbagliate dall'organettista. Ci spieghi un po' il costume, ecco qua. Buonasera a tutti, io non sono la volontaria, ma quella che ogni volta buttano lì alla merce del pubblico. Bravo Paolo! Allora, noi il costume di Nuoro si presenta in varie tipologie, soprattutto quello femminile. Quindi noi abbiamo oggi l'abito da sposa, che ha il copricapo bianco, e si caratterizza perché ha, rispetto agli altri, ha la franda, ovvero il grembiule ricamato, e ha la pala sopra il giacchino. Se Stefania lo indica. Bravo Paolo! L'altra tipologia è l'abito da signorina, che è quello invece che come copricapo porta il luccadore, e come vedete invece in questo caso la pala è sotto il giubbino e non esiste la franda e la cinta. Per quanto riguarda questi copricapi invece colorati, come quello che porto io e quello che porta Antonietta, questi praticamente simboleggiano il mezzo lutto. Quindi c'è l'abito da vedova, che è totalmente nero, che adesso non abbiamo sul palco, mentre in questi casi con questi colori più scuro è il colore del copricapo e più praticamente il lutto riguarda una persona vicina. Per quanto riguarda l'uomo, che mi rimprovera sempre di non chiamarlo al centro, l'abito diciamo che è sempre lo stesso. La battuta la rifacciamo, gli uomini sono tutti uguali, gli abiti sono tutti uguali. Brava Monica! Presenteremo due balli, su Ballo Tullo e su Pillo. Grazie. Brava Paolo! Thank you.
Thank you.